Allora, buonasera a tutti. Siamo a Policoro, nella magnifica biblioteca comunale, dove da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa della Civica Amministrazione per presentare le iniziative estive di Policoro. L'assessore al ramo è Massimiliano Padula, oltre che vice sindaco, e con noi ci sono anche gli altri ospiti, però Franchino Pontrandolfi, direttore artistico di Policoro in Swing, Christian Miccoli, alter ego di Franchino ma per Blues in Town, e il sindaco, non poteva mancare, Enrico Bianco. Io comincerei subito da Massimiliano Padula. Gli avete dato un nome a queste iniziative di fine estate? In inglese, ce lo vuoi dire sto nome? Sì, Soul and Sound. Traduciamo. Che è mare, anima e musica, insomma. Questa era la sintesi di... E spiegamolo sto nome che gli avete dato. Sì, a diciamo queste che iniziative. La nostra volontà è quella di racchiudere l'insieme delle eccellenze che la comunità di Policoro sa esprimere in termini di eventi musicali, in questo caso, e quindi la scelta dell'amministrazione è stata quella di stare accanto a queste manifestazioni, quindi Policoro Swing e Blues in Town, che in questo decennio hanno dimostrato una grandissima capacità di fare... Ma c'è anche la Notte di Eraclea. E la Notte di Eraclea, appunto, stare a fianco il terzo evento del nostro, quindi Policoro Swing e Blues in Town, che sono due manifestazioni che nel corso di questi anni hanno dimostrato la capacità di essere innanzitutto all'avanguardia, la capacità di attrarre numerosi sia visitatori che partecipanti, e quindi è chiaro che noi la scelta è quella proprio di dare un segnale, cioè quello di unire chi le cose le sa fare, le ha dimostrato da tempo, e quindi cercare di stare insieme per rendere queste manifestazioni sempre più dentro l'anima della nostra comunità. Ti siete insediati a luglio, ma è anche una scelta, come dire, politico-amministrativa. Sì. Gli eventi più importanti a fine estate. A fine estate, sì. Per allungare, diciamo, la stagione. L'obiettivo è quello di comunicare all'esterno della nostra città, insomma, che gli eventi di questo tipo, questi eventi importanti, sono in un momento che dovrebbe aiutare anche a destagionalizzare, quindi rendere un po' più attrattiva la nostra comunità in questa stagione 2022. Questo è l'obiettivo. Grazie a Massimiliano Padula. E qui ci abbiamo Franchino Pontrandolfi con una maglietta. Me la fai vedere meglio sta maglietta, Franchino? Policoro in Swing, quindi tutti a ballare lo swing già da stasera in piazza, perché Policoro in Swing è già iniziato da qualche giorno. Sì, Policoro in Swing è cominciato domenica con il dance camp. Praticamente è un camp dove partecipano ballerini per poter partecipare ai workshop praticamente tenuti da questi artisti internazionali. E poi da stasera praticamente ci saranno gli show in piazza, esibizioni sia di orchestre che di ballerini di fama internazionale faranno le loro esibizioni davanti a tutto il pubblico territoriale. Ma io che non so ballare posso venire, posso cimentarmi in piazza? Alle 21.30 in piazza Segni. Come no, alle 21.30 infatti 21, 22.30? Alle 21.30 ci sono praticamente delle lezioni gratuite tenute da due insegnanti sempre internazionali. Fanno per me queste. Per quelli che vogliono approcciarsi a questa cultura, voglio dire, e quindi dopo le 10 poi inizierà chiaramente il concerto. Te li ricordi i tre gruppi che suoneranno stasera, domani e dopodomani? Come no, certo. Ci sono gli svedesi, adesso sono confuso, ci sono gli svedesi e stasera ci sono i The Harlem South Parade. Esatto. Poi domani ci sono gli Hot Sugar Band con Nicolette Correll, e invece l'ultima sera ci sarà la Jazz Sailor Café Band, che è una band che abbiamo praticamente composto noi, invitando singoli musicisti provenienti un po' da tutta Europa. Li abbiamo fatti conoscere, quindi insieme stanno praticamente già tutte le sere suonando insieme al Sailor Jazz Café, e poi domenica sera si esibiranno in piazza per tutto il pubblico territoriale. E quindi l'invito è partecipate e ballate soprattutto. Soprattutto, certamente. Christian Miccoli, qui siamo nella storia della estate policorese, Blues in Town, 20ª edizione. Ma come fa a durare così tanto un'iniziativa qui a Policoro? No, per correttezza diciamo che sono 20 anni, ma con 2 anni di pausa. Giusto, quindi, i 2 anni della maledetta pandemia, lockdown.
Dura tanto perché c'è passione, quindi il paese insomma, ci accoglie, risponde, gli artisti sono belli, sono stati artisti internazionali famosi, meno famosi ma che hanno lasciato il segno in tutti gli appassionati, quindi ci piace fare questo spettacolo, continuare fino a che ce la facciamo. E poi c'avete un'associazione che funziona, forse la Mela di Odessa. Sì, è un gruppo coeso che si muove bene da tanto tempo insieme, con le stesse passioni, gli stessi obiettivi, quindi insomma. Quando andiamo in onda? Andiamo in onda il 31 di agosto fino al 4 di settembre. Facciamo le prime due serate, le prime due giornate con le attività collaterali, chiudendole con delle jam session gratuite, libere, aperte a tutti i musicisti che si vogliono cimentare nella Villa Comunale, perché quest'anno siamo nella Villa Comunale. Poi le serate invece del 2, 3, 4 di settembre saranno quelle dedicate per la maggiore ai concerti, quindi la giornata è la stessa con tutte le attività collaterali più i concerti serali. Ricordi le vedette che suoneranno? Dunque, il 2 settembre ci sarà Sebastiano Lillo, che è un finger picking italiano fortissimo, e Damien Dominguez, che è un rocker argentino. Il secondo giorno di concerti apre Mino Leonetti con la sua band, con la nostra nuova produzione, quindi il suo nuovo disco. E poi che ho presentato sulla mia pagina. Perfetto. E poi Tony Green, una cantante di Memphis con una big band. La terza serata sarà aperta dall'esibizione finale dei seminari musicali del Blues in Town, quindi i ragazzi che si cimentano nei cinque giorni del festival si esibiscono la serata finale prima del big, e il big è Sven Hammond, una band olandese fortissima. Quindi tutta il carattere da guardare e da ascoltare. Il carattere internazionale di Blues in Town viene mantenuto. Assolutamente, ogni sera. Sindaco Enrico Bianco, a te tocca un po' la sintesi. Hai sentito le dichiarazioni di chi ci ha preceduti? Ecco, sei contento? Sei soddisfatto? Facci capire. Molto, sono molto grato nei confronti di queste persone, le associazioni, questo grande patrimonio che abbiamo noi a Policoro, di cui siamo orgogliosi come comunità, perché riesce a creare questi momenti importanti per la città. Lo abbiamo raccontato tante volte in questi anni, il patrimonio straordinario di questa città sono queste energie positive che si sviluppano da sole, rispetto alle quali la politica, chi ha responsabilità politica, deve saper accompagnare, supportare in ogni modo. Questa è la grande fortuna di Policoro. E noi concludiamo invitando tutti a partecipare, le presenteremo poi nell'immediatezza degli eventi, ma cominciamo da stasera alle 21.30 in Piazza Segni, Policoro in Swing. Poi ci sarà il Blues in Town e il 10 settembre, la notte di Eraclea, quando il vice sindaco e il sindaco ci diranno chi saranno i protagonisti, noi sicuramente li pubblicizzeremo. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a te. Non sei di Mario Biondi. Senti, ma sì.